Allora, il film si apre con una frase di Gagarin, appunto, che dice: la Terra vista dall'alto è un posto bellissimo. Traslando un po' il concetto a quello del cinema, il cinema anche sembra un mondo bellissimo da fuori, ma vedendo quello che succede nel vostro film, magari può presentare anche delle insidie. Com'è il vostro mondo, quindi, il mondo del cinema? Guarda, il nostro mondo, ma come tutti i mondi lavorativi e professionali, ha delle cose meravigliose e delle cose orride, direi. E nel nostro caso noi abbiamo voluto raccontare un po' una partenza un po' fallimentare come concetto, nel senso un produttore truffaldino, un politico corrotto, che non è necessariamente tipica dell'Italia, secondo me è tipica di tanti paesi. Poi noi creiamo sempre questa italianità in commedia del brutto certe volte per poi nobilitare tutto, in questo caso col nostro viaggio, col nostro. Però ecco, il nostro mondo cinematografico, sì, è vero, ci sono delle cose molto brutte, come ti ripeto, in tutti i mondi, ma secondo me, almeno a me, e penso forse poi risponderà lui, ma a me ha dato tanto, quasi, quasi tutto di bello, se metto in bilancia ciò che mi è stato tolto e ciò che mi è stato regalato. Beh, il cinema italiano ci mette in difficoltà quando diventa prigioniero dei generi. Ci sono degli anni in cui siamo stati tempestati da commedie di dubbio gusto, possiamo Per essere gentili. dire. E anni in cui abbondava la programmazione dei film cupi. In realtà la cosa più interessante, come tutti gli aspetti della cultura, è la varietà delle proposte. Questo è un film che non si colloca tra le commedie ridanciane, posso dire, ma sicuramente non è un dramma, ma è un film dove si sorride. È come se in qualche modo si fosse persa quella o sopita da qualche parte nella coscienza dello spettatore quella voglia di lasciarsi trasportare da una storia senza per forza dover ridere dal primo all'ultimo minuto, però no, io non ci vedo niente di male in questo. Lo fanno in tutta Europa, lo fanno in tutto il mondo, si può fare anche in Italia, si deve fare anche in Italia e secondo me la cosa può trovare sempre più pubblico. Il personaggio di Battiston è un professore, all'inizio diciamo che riscontra una grande povertà di linguaggio tra i suoi giovani studenti che va di pari passo con un disamore per il cinema, soprattutto quello diciamo più impegnato. Vorrei sapere, secondo voi c'è un nesso, un nesso tra l'impoverimento del linguaggio e il disamore dei giovani per il cinema, ma non solo per il cinema, per tutto ciò che è un'arte un po' più, che richiede diciamo un po' più di impegno? Ma guarda, secondo me, Sì, vai, vado, vai, vai. guarda, secondo me questo è un tema molto interessante, a prescindere dal nostro film, che sicuramente lancia delle piccole provocazioni in questo senso. È un discorso molto ampio, molto lungo. Io credo che l'educazione culturale in generale, di cui il cinema è piccola parte, nel senso che poi c'è tanto altro, no? C'è la scuola, la buona scuola o la cattiva scuola, c'è cultura in generale, c'è la pittura, la musica, tutto andrebbe a contribuire a un livello di innalzamento di ciò che sono le nostre potenzialità di apprendimento generali, e quindi credo che un po' sì, c'è uno scollamento tra cinema e nuove generazioni. Gli incassi del cinema italiano ci dicono che c'è proprio un distacco tra lo spettatore e la voglia di andare al cinema. Sì, ci sono le varie piattaforme, lo diciamo sempre, è vero, e ben vengano, eh. Io sono un fautore delle grandi serialità. Beppe ha avuto l'opportunità di lavorare con un grande regista dopo di me, Danny Boyle. Ma insomma, detto questo, io sono un grande amante e fan di tutto quello che sono le nuove piattaforme, le serie, la serialità di alto livello. Detto questo, si può riavvicinare, si deve, noi abbiamo l'obbligo di riavvicinare le persone al cinema. Il cinema è quella magia che non può avere, non può avere il computer, l'iPad o la televisione, secondo me. Però sta a noi fare una proposta che non sia univoca, che non sia a senso unico. Quindi il nostro film fa proprio questo, parla di una commedia, se vogliamo, rassicurante, perché si ride, si sorride, ma cerca di raccontare anche un po' un sentimento, con sincerità, con semplicità, con umanità. E questo forse può avvicinare le persone perché ci si riscopre un po' di quelli che sono i valori più semplici.
Ma penso che i giovani, ma neanche tanto i giovani, comunque gran parte della società telefono dipendente sia più affezionata alla brutta fotografia rispetto che al cinema. Comunque se da un lato è vero che c'è un disamore da parte dei giovani verso il cinema, è altrettanto vero che è compito nostro stimolare la loro curiosità attraverso delle proposte che siano di qualità, ma che siano fruibili, che raccontino delle storie, che siano in grado di parlare a tutti, non soltanto a chi al cinema ci va d'abitudine. Siano anche un po' stupefacenti, no? Perché poi c'è sempre la sensazione che raccontiamo sempre le stesse storie, solo che le ribaltiamo e il pubblico è più cinico, più abituato, un po' più Certo. spietato, ha dei tempi di fruizione molto più veloci, quindi forse sì, creare una proposta un po' diversa. Anche realizzare il fatto che una volta di più, è importante dirlo, il cinema ha un linguaggio differente dalla televisione, per quanto la televisione raggiunga delle vette di qualità altissime, ma è come guardare un mosaico, un quadro. Bel posto, eh! Fuori mare, ma... 2 mesi qua.